Dia gloria al nome del Signore Gesù Cristo, il Dio Altissimo, il Dio vivente e vero, che venne sulla terra, amen, come uomo. Dice la Bibbia in Giovanni 1,14 che la parola si fece carne, il Verbo si fece carne. Alleluia. Amen. E venne ad abitare tra di noi, cioè il Figlio di Dio venne come uomo per salvare i peccatori, per salvare le anime perse, per salvare le peccatrici. Oh, Signore, libera Satana. Cristo è venuto nel mondo. Signore. Alleluia. Lasciate le dottrine false. Voi che vi inchinate alle statue, agli idoli, e anche voi della torre di guardia, che siete in una setta che viene da Brooklyn, piena di eresie contrarie alla Bibbia. Alleluia, cercate la verità che vi farà liberi. Alleluia. La verità che è Cristo. Signore vi benedica, siamo qui al mercato di Avellino questa mattina a proclamare che solo Gesù è la salvezza. Amen. Pregate che Dio tocchi qualche cuore con la parola, con l'evangelizzazione. Gloria a Dio. Siamo qua ad Avellino a predicare l'Evangelo della grazia. Gesù disse, cari che ascoltate, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo. Chi avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato, perché sapete, il peccato condanna l'uomo, la ribellione, l'incredulità, fare il male, praticare il male ti condanna, ma Gesù ti salva. Amen. Alleluia. Se tu credi, se ti penti, se chiedi perdono al Re dei Re, venite a me, dice il Signore, voi che siete stanchi e oppressi, e io vi ristorerò, dice il Signore. Alleluia. Amen. Nel Vangelo di Matteo 11, verso 28, noi siamo qui stamattina in questa cittadina di Avellino a proclamare il Vangelo della salvezza e della gloria di Dio. Amen. Gesù disse ai discepoli, andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo. Questa mattina noi siamo venuti a predicare il Vangelo qui, ad Avellino, perché stiamo vivendo, cariche ascoltate, nei tempi della fine. Alleluia. Tutte le profezie della Bibbia, cominciando dall'Antico Testamento, dai profeti di Israele, servi di Yahweh, profetizzarono le cose che stanno accadendo oggi, che siamo nei tempi della fine. Forse tu dirai, ma che sta a dire questo qua? Cosa dice questo qui? Sai cosa dico io? Le cose che tu non sai, le cose vere, alleluia, della Bibbia. L'hai mai letta la Bibbia? Tu che dici che sei cattolico, cattolica, hai fatto il battesimo da bambino, cresima, cerimonie, riti, ogni tanto vai a messa così. L'hai mai letta la Bibbia? Dovete leggere la Bibbia, cari, della campagna. Dovete leggere la parola, alleluia, gloria a te, gloria Signore. A Gesù, le scritture, Signore, anche noi, gloria al Signore, siamo gloria a Dio, siamo di Gesù, in modo particolare, così per diffondere il nome di Cristo, Signore vi benedica, amen, gloria a Dio, pace. Leggete la Bibbia, cari della campagna, cari di Avellino, perché la scrittura, la Bibbia, la parola dell'Eterno, le parole scritte dai profeti di Dio e dagli apostoli di Gesù Cristo, alleluia, sono parole che danno la conoscenza. E Gesù disse, sta scritto qui nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, verso 32, conoscerete la verità
Alleluia! La verità vi farà liberi. Gloria a Dio. Se tu conosci la verità della Bibbia, se tu conosci la verità della parola di Dio, del Vangelo, tu sarai libero. Sarai libera. Sarai libera dalle catene del peccato, dai legami del vizio, dai lacci di Satana. Sarai libero, uomo. Gloria a Dio. Non avrai più bisogno di andare a peccare, andare a cercare la droga, perché ci sono tanti che lavorano al mattino, fanno i bravi, poi alla sera vanno a cercare la maledetta droga e spendi tutti i soldi che devi fare la spesa per i bambini, devi comprare il latte per i tuoi figli e invece vai a cercare quella robaccia, quella droga maledetta. Ebbene, ti voglio dire, Gesù può spezzare le catene. Gloria Amen. A te, Signore. Gloria a Dio. Guidaci, Vieni. Gesù. Amen. Gloria a te, Signore. Abbi fede. Alleluia, e Cristo ti libererà se tu ti avvicini a Gesù con un cuore umile, con un cuore che riconosce il proprio bisogno. Se tu ti avvicini al Messia con fede, perché qualcuno potrebbe dire: ma dov'è Gesù che non lo vedo? Come faccio a avvicinarmi a lui? Con la fede. Beati quelli che credono e non vedono, ha detto il Maestro. Alleluia. Il Messia, il Figlio di Dio, il Re dei Re, il Verbo fatto carne. Conoscete questa verità, cari di Avellino? Gloria, che Cristo è il Verbo fatto carne, quel Verbo che era con Dio ed era Dio. E Lui ti può guarire, ti può aiutare, ti può rialzare. Se tu hai fede, alleluia, perché la fede ancora oggi sposta le montagne. Il Vangelo ancora oggi nel 2022 sposta le montagne, la fede in Cristo. Amen. Aggrappatevi a Cristo, aggrappatevi al Messia, al Re dei Re. Ve lo dico con amore, perché Gesù è grande nella misericordia. Dice la Bibbia che il Signore Dio è lento all'ira ed è grande in misericordia. Il Signore vuole mostrarti la sua misericordia. Quanti peccati hai fatto nella tua vita? Gloria. 50 anni, 60 anni, 70 anni hai peccato, ma Gesù vuole mostrarti la misericordia. Non vuole mandarti all'inferno, non vuole giudicarti, non vuole condannarti. Ascoltate un attimo, non siate indifferenti. Alleluia. Vi vedo troppo distratti, vi vedo troppo indifferenti. Sembra che nessuno vuole ascoltare, ma la Bibbia dice: oggi, alleluia, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Perché un giorno sarà tardi, cari di Avellino. Avellino fa provincia. Amen. Dio vi benedica. Avvicinatevi a Gesù, cari che siete qui in questo mercato, a vendere o a comprare, o qualcuno a rubare, se c'è qualcuno che viene a rubare qui. Convertiti a Gesù. Entra per la porta stretta, caro uomo. La porta stretta rappresenta la fede in Cristo, dove tu devi entrare. È una porta stretta, perché devi entrare senza i bagagli del mondo, del peccato. Devi lasciare il peccato, l'idolatria, l'adulterio, la bestemmia, la menzogna, la camorra, la droga, la delinquenza, l'invidia, l'odio. Devi lasciare tutto per entrare in paradiso. Amen. Io vengo
della zona di Napoli, ho predicato in questi giorni nei peggiori quartieri, Scampia, Secondigliano, e anche oggi siamo qui, alleluia, perché anche Avellino, alleluia, gloria al Signore, ha bisogno di Cristo. Mica solo Napoli, mica solo i brutti quartieri, no, anche qui, alleluia, perché tutti hanno bisogno del Signore. Gloria, forse tu ti senti a posto, qua si vive più tranquilli, qua non c'è la camorra, tra virgolette, diciamo così, qua non ci sono delinquenti, allora noi stiamo più bene ad Avellino, viviamo una vita calma, una vita tranquilla, lavoriamo, ma tu hai bisogno di Gesù ugualmente. Alleluia. Perché se no ti perderai nel peccato, perché il più grande peccato, sapete qual è il più grande peccato? È non credere in Gesù, non ubbidire la sua parola. Gloria, il più grande peccato, il più grande peccato non è l'omicidio, non è essere un delinquente, un rapinatore, quelle sono conseguenze dell'incredulità. Il più grande peccato è l'incredulità. Anche tu che ascolti lì, pensi di essere bravo, sei un lavoratore, una lavoratrice, una casalinga, pensi che sei a posto, vai a messa, non fai male a nessuno, non rubi, non menti, non dici le parolacce, però non credi in Cristo, sei una peccatrice perduta. Hai bisogno, alleluia, di pentirti. Amen. Hai bisogno di convertirti. Gloria, alleluia, Signore. Anche tu, cara anima di Avellino, gridaci, noi Padre, siamo nei Spirito tempi Santo della fine. Tocchi il cuore, Padre. Ve lo dico con il cuore, io sono venuto qui a predicare stamattina. Forse non avete mai ascoltato qualcuno che predica così. Vi voglio dire, cercate il Signore. Alleluia. Santo, santo, santo. Vedo troppo ghiaccio, troppa freddezza. Signore, sciogli i cuori con il fuoco dello Spirito. Gloria, gloria a te, Signore. Oh, a te, ve lo dico con amore, cercate il Signore, cari della provincia di Avellino. Cercate la conoscenza di Gesù Cristo. Gesù disse, cercate e troverete. Cercate e troverete, chiedete, vi sarà dato. E vi voglio dire, cercate il vero Dio. Ascoltatemi un attimino. Il vero Dio non si trova nelle cattedrali, nei duomi. Il vero Dio non si trova nelle statue, nelle immagini di legno, di metallo, di pietra. Alleluia. Il vero Dio non si trova nelle sculture e tantomeno nelle processioni, no, quelle sono cose di idolatria. Risvegliatevi e aggrappatevi al vero Dio che è spirito e verità. Gesù Cristo è il re dei re. Gesù Cristo è il Signore, popolo di Avellino. E dice la Bibbia, amen, nella lettera dell'apostolo Paolo a, alleluia, Timoteo, voglio leggere questa, gloria, mattina, gloria a te. Sono venuto a predicare, allora devo leggere, devo predicare, devo parlare. Santo, santo. Amen. Santo. Il Vangelo deve essere predicato. Gesù ha detto andate e predicate. Anche se voi leggete il dizionario italiano, predicare vuol dire parlare ad alta voce, esprimere con la bocca la parola. Alleluia, alleluia, Signore mio. Gloria a Dio. Dai vita ai morti, Signore. Alleluia. Ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Cuori addormentati, uscite dal sonno. Gloria anime a te. Spente, uscite dalle tombe. Santo, santo. Perché Gesù vuole illuminarvi questa mattina con la predicazione evangelica della verità. Dice, gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Tocca i cuori, Padre, abbi misericordia.
Santo, santo. Amen. Dice così santo, la parola santo, di Signore. Dio nella prima lettera di Paolo a Timoteo. Ascoltate, cari di Avellino. Amen. Prima lettera di Paolo a Timoteo. First letter of Paul to Timothy. Amen. The Bible, the word of God, is the true revelation of Jesus Christ. Amen. Alleluia. Gloria al tuo nome. Dice capitolo 2, amen, al verso numero 5. Dice così la parola di Dio. Questa è la Bibbia, cari. Infatti vi è un solo Dio. Un solo Dio. E un solo mediatore fra Dio e l'uomo. Gloria a Dio. Cristo Gesù, uomo. Così tocca dice cuore, la Bibbia. Signore, tocca Gesù. Il quale diede se stesso come prezzo di riscatto, cioè Gesù si sacrificò per noi sulla croce. Gesù morì per noi alla croce. E lui è l'unico mediatore, l'unico tramite. Ascoltatemi bene. L'unico tramite, l'unico intermediario tra Dio e l'uomo è Gesù Cristo. Egli dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Perciò è inutile pregare San Gennaro, qui avete San Gennaro, San Pio, Sant'Agata, Santa Rita. In Messico c'hanno migliaia di Madonne, in Messico, in tutti i paesi c'hanno Madonne diverse, di tutti i colori, di tutti i tipi, ma l'unico mediatore è Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Oh Signore, fai sì che qualcuno ascolti questa mattina. L'unico mediatore è Gesù. Lascia i tuoi idoli. Sapete che ci sono paesi che anche i rapinatori hanno i loro santi, gli spacciatori hanno i loro santi, i ladri hanno i loro santi. Ognuno c'ha un patrono, ogni città c'ha un patrono, ma l'unico mediatore tra Dio e l'uomo è Cristo. Cristo, Cristo, Cristo spezzerà quelle catene del diavolo, delle tenebre, Gesù, dell'occultismo, del Gesù, satanismo, dell'idolatria, Gesù, della magia. Cristo spezzerà quelle catene. Se tu lo chiami, ti libererà. Alleluia, Signore, libera. L'unico mediatore è Cristo. Non cercare la grazia altrove, sono tutte cose umane, favole, cose fatte dall'uomo. E ci sono quelli che si aggrappano ai santini, aprono il portafoglio, hanno tutta la sfilza, tutta la collezione dei santini. Ma Gesù dove ce l'avete? Gesù dove ce l'avete? Alleluia! Dove ce l'avete Gesù? Ce l'avete Gesù nel cuore? C'hai tutti i santini lì appesi al muro, appesi al camion. C'hai l'etichetta Padre Pio proteggimi. Ma quale Padre Pio? Padre Pio è morto. E la Bibbia dice: non chiamate nessuno padre, solo lui è padre, isso che sta nei cieli. Amen. Amen. L'ha detto Gesù: non chiamate nessuno padre, uno solo il padre. Leggetelo in coppa la Bibbia, Matteo 23 verso 9. Non chiamate alcuno padre, perché uno solo è il padre, colui che sta nei cieli. Ve lo leggo e sto leggendo da una Bibbia cattolica, questa è una Bibbia cattolica, così nessuno mi accusa. No, tu c'hai una Bibbia protestante,
tu sei evangelico, sì, sono evangelico, ma io seguo Cristo, non è una religione, dobbiamo seguire Cristo, amen, alleluia, gloria a Dio, il Signore ti benedica, sei un credente, sei un figliolo di Dio, alleluia, amen. Voglio leggere Matteo 23, gloria a Gesù, Matteo 23 verso 9, ascoltate un attimo con attenzione, con umiltà. Oh Signore, libera questa donna, guariscila. Abbiate fede in Gesù. Gesù vi può aiutare, vi può guarire da ogni male, Signore. Grazie. Pregate Gesù, pregate il Signore. Oh Signore mio, aiuta questa cara, libera, scia vedere. Matteo 23, 9, voglio leggere questo, poi andrò avanti a predicare, Dio permettendo. Ma io credo che non è un caso se mi sono fermato qui. Davanti, alleluia, a voi. Benissimo, Matteo 23, 9. Ascoltate, cari di Avellino, e sto leggendo da una Bibbia cattolica. Una Bibbia cattolica. Alleluia. Ma loro non vi predicano la verità, i preti, i cardinali, i parroci. Loro fanno i santoni, il cosiddetto Papa lì a Roma. C'hanno i miliardi, c'hanno il lusso, c'hanno tonnellate d'oro, d'argento, ma non vi predicano il vero Vangelo. Loro sono falsi ministri, non seguono la Bibbia. Ma presto, presto il Signore verrà a fare giustizia e a separare le pecore dalle capre, perché Lui è giusto. Lui è fedele, Lui è grande, Lui verrà a fare giustizia, alleluia! Non tarderà, dice la Bibbia. Ecco perché dobbiamo predicare in ogni luogo. Amen, aiutami, Signore, ad andare avanti. Matteo 23. Alleluia, gloria a Dio. Gloria a tuo nome, Signore. Gloria a Gesù, Signore, aiutami. Matteo 23, verso 9. Alleluia, gloria a tuo nome, Signore. Matteo, ascoltate un attimino, anche voi filosofi, ascoltate un attimino la verità di Cristo. Matteo 23, 9. Gesù che parla dice: nessuno chiamerete sulla terra vostro padre, poiché uno solo è il vostro padre, quello celeste. Sono parole di Gesù sulla Bibbia. Ha detto, amen. Matteo 23, 9. Non chiamate nessuno padre sulla terra. Allora perché il cosiddetto Papa lo chiamano Santo Padre? Ditemelo voi. Perché si fa chiamare Santo Padre se Gesù ha detto nel Vangelo, alleluia, nel Vangelo la verità, ha detto non chiamate nessuno padre. Io qualche settimana fa ero a predicare fuori dal Vaticano, come sto predicando adesso qui. Tra un po' vi cacciano in galera, sapete? Quei malvagi, quei malfattori, c'hanno un governo lì dentro, c'hanno uno Stato a se stessi. Loro c'hanno un regno loro, l'impero dei papi. Prima c'era l'impero di Roma, adesso c'è l'impero dei papi. Sono tutti corrotti, falsi. Sapete quanti crimini ha fatto la Chiesa romana nella storia? Andate a vedere la storia. Nelle crociate hanno ucciso migliaia di persone, poi nelle inquisizioni. Svegliatevi, alleluia, svegliatevi. Amen. Vi voglio dire, con l'amore di Dio, seguite Gesù che è la verità. Se voi andate a vedere la storia, sapete quanti persone hanno ucciso i papi? Andate a vedere quanti protestanti uccidevano nel Medioevo, in Francia, in Piemonte, in Italia stessa, in Piemonte, hanno ucciso migliaia di persone. Questi corrotti che si chiamavano papi, è scritto nella storia,
e Gesù dice: non chiamate nessuno padre sulla terra. Questa Alleluia, Bibbia, Gesù, aiutaci, padre, è una santo. Bibbia cattolica, ma loro si fanno chiamare padre, lo chiamano Santo Padre, gli baciano l'anello, lo portano in giro lì su una specie di trono. Alleluia. Una macchina personale antiproiettili, c'ha le guardie del corpo, i gorilla, c'ha tutto il lusso, ma Gesù non aveva quelle cose. Alleluia. Gloria a Dio. Gesù è venuto nell'umiltà. Gesù Cristo è venuto nell'umiltà. Alleluia. Gesù Cristo lasciò tutto per salvare noi. Lui entrò a Gerusalemme sopra un asinello, nacque in una stalla e morì su una croce per salvare te, per salvare me. Non indurire il tuo cuore, cerca la verità di Gesù Cristo, cerca la verità dell'Evangelo, cerca la verità della Bibbia. Non fatevi ingannare dai falsi profeti. Gesù ha detto che i falsi profeti vengono vestiti come pecore, ma dentro sono lupi rapaci, sono lupi travestiti da pecore. Non fatevi ingannare, non farti ingannare anche tu. Cerca la verità, che è solo in Cristo. Vangelo di Giovanni, capitolo 14, verso 6. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù Cristo, cari di Avellino, Gesù Cristo è l'unica via che porta in cielo. Non vi è un'altra via. Per entrare nel regno dei cieli bisogna convertirsi a Cristo, seguire il Signore, seguire la parola del Signore. Carissimi, avvicinatevi al Signore Gesù, che è la via, la verità e la vita. Abbiate fede in Gesù, cari di Avellino. Noi stiamo vivendo nei tempi finali della storia. Gesù ti vuole liberare. Povero te, che sei perso nelle tenebre. Cerca Gesù prima che venga la fine. È una cosa brutta. Chi l'ha detto? È brutto quello che avete detto. Siete persi, ma Gesù vi vuole illuminare. Credete nel Re dei Re. Siamo nei tempi della fine. Alleluia. Santo, che troppo freddo. Alleluia. Siamo nei tempi della fine, cari. Gloria a Tuo nome. Le profezie della Bibbia si stanno avverando. Guardate quello che vi dico. Siamo alle porte dell'Apocalisse. Stanno venendo cose terribili sulla terra. Da 2-3 anni è venuta una pandemia mondiale. Sono morti milioni di uomini e donne. Stanno venendo terremoti più forti, più potenti. I terremoti aumentano. Ci sono luoghi della terra dove si aprono dei crateri nei pavimenti, nei suoli, nel terreno. Si aprono dei buchi giganteschi e tu ancora sei perso nei vizi, nell'alcol, nella droga. Sei perso nella bestemmia. Se viene la morte, vai alla perdizione eterna. Convertitevi, ravvedetevi. Ancora oggi il Signore manda delle voci che gridano nel deserto.
le tante bu, i croa la parola di Dio, le tante bu. Amen. Pentiti che è meglio tu, invece di scherzare come uno stolto, uno scemo. Non scherzare, alleluia. Non si scherza con la parola di Dio. La parola di Dio deve essere rispettata. La parola di Dio deve essere, alleluia, ubbidita. Gesù. Amen. C'è potenza nel sangue. La parola di Dio bisogna tenerla nel cuore. Verranno i giudizi più terribili della storia negli ultimi tempi. Nel libro dell'Apocalisse parla di 21 giudizi. Alleluia. Le sette coppe dell'ira di Dio, le sette trombe, i sette suggelli verranno, cari. È meglio se ascoltate la parola del Signore. Stanno venendo dei disastri sulla terra. Abbiamo visto quello che è successo a Ischia pochi giorni fa. Alleluia. Le inondazioni aumentano. La crisi aumenta nel mondo intero. E la Bibbia parla che presto verrà l'anticristo a governare la terra. Presto verrà e porterà il marchio della bestia, il 666. Senza quel marchio non potranno vendere né comprare. Verrà un uomo che governerà la terra. E quelli che non credono nel Signore Gesù diventeranno schiavi della bestia, l'anticristo, che sta già ingannando la maggior parte degli esseri umani. Sapete tutto quello che è successo da due o tre anni a questa parte è una preparazione del governo mondiale. Quando hanno messo il Green Pass, il tesserino verde, le punture, vi hanno preparato, poi metteranno probabilmente un microchip. Già ci sta, vedete, già ci sta. Senza quel marchio non potrai vendere né comprare. E già col tesserino verde, il Green Pass, vi hanno fatto schiavi. Ma beati quelli che non sono stati ingannati dalla bestia. Alleluia. Beati quelli che non si sono fatti sedurre. Alleluia. Perché la fede in Cristo vince. Alleluia. Amen. E guardate che verranno delle cose peggiori. Tutto quello che è successo con il coronavirus è stato un piano dell'anticristo. Alleluia, gloria al Signore. È stata una preparazione del governo mondiale. Tocca Gesù. Abbi pietà, è stato un inganno mondiale. Santo. Convertitevi al Messia. Convertitevi al Re dei Re. Alleluia. Convertitevi al Nazareno. Gesù Cristo è morto per noi, per salvarci dall'inferno. Tu non hai bisogno di inginocchiarti a una statua. Tu non hai bisogno di andare chissà dove per trovare la grazia. Alleluia, gloria a Dio, tocca il cuore Gesù. Hai bisogno di credere in Gesù col tuo cuore. Amen, gloria a Dio. Leggete la parola del Signore. Gloria a Dio. La parola del Signore è la verità, è l'unica speranza. La dobbiamo proclamare che c'è bisogno, carissimi. Noi stiamo a Napoli, a Secondigliano, una comunità lì evangelica. E Gesù ci ha dato questa chiamata di proclamare la sua parola così, liberamente, che c'è bisogno, cari fratelli. Dio vi benedica. Signore vi benedica. Amen. Gesù Cristo disse, cari di Avellino, ascoltate, io sono la luce del mondo, è scritto qui nella Bibbia, Giovanni 8:12, io sono la luce del mondo, chi mi segue non resterà nelle tenebre. Alleluia. Alleluia. Tu hai bisogno di Gesù per avere la luce della vita.
per avere la pace, per avere la forza, alleluia, per avere anche la salute. Per avere la salute non hai bisogno che ti iniettino nessun veleno nelle vene, che ti facciano le punture e pensi che c'hai la salute, la protezione. No, è Gesù Cristo che protegge i suoi servi. Amen. Amen. È Gesù Cristo che ci dà la salvezza, la pace. Alleluia. Perciò la Bibbia dice: non confidate nell'uomo che non può salvare. Lo dice la Bibbia. Non confidate nell'uomo. E allora perché vai dallo psichiatra? Non hai fede in Dio che ti libera? Non confidate nell'uomo, dice la Bibbia. Addirittura dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Allora perché vi siete fatti la puntura 3-4 volte? Cosa vi hanno messo nelle vene? Stiamo attenti, è tutto un inganno mondiale. Io parlo con l'autorità della Bibbia, perché verrà il marchio della bestia. Probabilmente sarà un microchip, qualcosa sottocutaneo nella mano destra o nella fronte, che senza quel marchingegno, senza quel marchio, le persone non potranno vendere né comprare, ma i veri credenti non confidano nell'uomo. Io non confido in nessun uomo, in nessun sistema, nessun Alleluia. Governo, perché tutti i governi sono corrotti, cominciando dall'Italia, cominciando dal Vaticano, sono tutti corrotti. L'Italia, la Russia, l'America, sono tutti indemoniati. Alleluia. I presidenti, la maggior parte, non tutti, ma la maggior parte, sono tutti figli del diavolo. E io non confido in nessuno, io ho un re. Un re! Alleluia! Un re che si chiama Gesù Cristo, il re dei re. E io confido in lui per la mia salute. Non ho bisogno di andare a fare le code per farmi pungere. Mi mettono... Sapete chi è che punge? Il serpente punge. Attenzione, vanno fatto 2, 3, 4, 5, 6 dosi. Che veleno c'è dentro? Sì, la Bibbia, signora, ravvedetevi anche voi. Pentitevi, la verità fa male, eh? La verità disturba, ma la verità è questa. Abbiate fede in Cristo, non nell'uomo. L'uomo c'ha i suoi interessi, l'uomo cerca i soldi, la fama. Sapete, spero che non mi blocchino da internet, quello che sto dicendo è la verità. Le case farmaceutiche si sono arricchite con la storia del Covid. Le case farmaceutiche con i cosiddetti vaccini, non lo puoi neanche nominare, che da YouTube ti bloccano, ma io predicherò la verità. Voi siete tutti corrotti. Alleluia. Tutti i grandi della terra sono tutti corrotti. Sono dominati dal diavolo, dal dio denaro. Alleluia. Non confidate nell'uomo. Fate di Gesù Cristo il vostro re e signore. Aggrappatevi a Gesù Cristo, cari della regione Campania. Perché la fine sta per arrivare sulla terra. La fine sta per arrivare. L'apocalisse si sta avverando. Ascoltate la parola dell'Eterno. Alleluia. Oh Dio mio. Non facciamoci ingannare, chiesa del Signore. Addirittura c'erano comunità che se tu non ti lavavi le mani con l'alcol, col gel, non avevi la mascherina, non ti misuravi la temperatura, non ti facevano entrare nei loro locali ad adorare Dio. Se non avevi il tesserino verde, non ti facevano entrare ad ascoltare la parola di Dio. Ma quale Dio avete voi? Quale Dio avete che vi hanno imbottito di punture? Che Dio avete, alleluia? Santo sei. Che Dio hai tu? Che sei un pastore, ti sei fatto 4-5 dosi. Ma non capisci che è tutto un inganno del diavolo? Risvegliati, o tu che dormi, riponi piena fiducia in Cristo, perché noi abbiamo un re, un signore, un salvatore, che è Cristo il Signore. Amen.
Credete al Vangelo, credete in Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gesù Cristo è l'unico, ascoltatemi bene, Gesù Cristo è l'unico che può togliere il tuo peccato. Perciò è inutile che vai dal prete, dal parroco, dal sacerdote a farti assolvere. No, loro sono uomini peccatori anch'essi. Alleluia. Alleluia. L'unico che perdona i peccati è Gesù. Amen. È Gesù. Alleluia. L'agnello di Dio che morì per noi. E questa mattina vi lascio un messaggio da parte sua. Avvicinatevi alla parola del Signore. Cercate la parola del Signore. Alleluia. Cercate la verità con tutto il vostro cuore. E la verità vi farà liberi. Non perdere più tempo nelle cose terrene, nei falsi piaceri, nei divertimenti del mondo. Ci sono persone che perdono ore e ore, TV, TikTok, WhatsApp, stanno a messaggiare, ascoltare scemenze e perdono la loro vita e non si accorgono che il diavolo li sta ingannando. Leggi la parola di Dio, che è meglio. Gloria a te, cara donna. Santo sei, leggi Gesù. La Bibbia, leggi la parola, essa è la luce. Leggi la Bibbia. Tu dici che sei cristiano, sei cattolico, ma la leggi la Bibbia? La leggi la Bibbia, cattolico, cattolica? La leggete la Bibbia? Non fatevi ingannare da Satana. Il diavolo non vuole che leggete la Bibbia. E il diavolo non vorrebbe che io parlo della Bibbia. Ma nel nome di Gesù è sconfitto. Amen. Io parlerò, alleluia. Ai, sì, gloria. Amen. Leggi la Bibbia, sì, e sarai libero. Il diavolo fuggirà. Gloria. Il demone ti lascerà. Quel demone del vizio, della droga, della coca, del crack. Quel demone dell'alcol o del vizio del gioco uscirà e sarai libero. Leggi la Bibbia, credi in Cristo, aggrappati a Cristo, leggi il Vangelo, fai presto che il tempo finisce, la vita può finire all'improvviso. Alleluia. Fai presto, fai presto. Alleluia. Cerca Gesù, il tempo è breve. Alleluia. Alleluia. Leggi la Bibbia. Pentiti che meglio. Cerca Gesù. Invece di perdere tempo in sciocchezze. Leggi il Vangelo. Leggi il Vangelo. Calmati, sii umile. Calmati un po', stai tranquillo. Leggi il Vangelo. Prima che sia tardi. Prima che arrivi l'angelo della morte, quello non lo puoi fermare, con le risatine, le scemenze, neanche con i santini che c'ha. L'angelo della morte non si ferma, solo nel nome di Gesù si ferma il diavolo della morte. Gloria a Dio. Pentiti, te lo dico nel nome di Gesù, pentiti, non si scherza con Dio, né con la parola di Dio. Pentitevi che meglio. Perché la vita può finire in qualsiasi momento. La vita può finire in qualsiasi momento. Gloria. Nessuno ha il domani assicurato, eh? Nessuno. Puoi avere tutti i soldi, le ricchezze, non hai il domani assicurato, eh? Attenzione, pentiti oggi. Dio ti sta avvertendo tramite queste labbra. Pentiti, peccatore, prima che venga il giudizio. Amen. Salverai l'anima tua dall'angoscia eterna. Guarda, questi qui pensano che sto scherzando. Ravvedetevi, non fate i buffoni,
Vergognatevi, avete già 40 anni e siete peggio dei bambini. Perdonali Gesù, spezza le catene, Signore. Amen. È tempo di dire la verità, Lord. Che non si scherza con la parola di Dio. Non si scherza col Vangelo. Scherza con i tuoi amichetti, se vuoi. Scherza con i tuoi parenti. Scherza con chi vuoi, ma non con la parola di Cristo. Alleluia. Ravvediti, perché il regno di Dio è vicino. Gloria al Signore. Amen. Poderoso Dio di Israel. Gloria a Gesù. Poderoso il nome di Gesù. Santo poderoso Spirito Santo. Alleluia. Credete nel Vangelo. Gloria a Dio. È tempo di glorificare Dio. Non seguire più le vie del male. Non seguire più il peccato, perché se no sei schiavo del diavolo e nemmeno te ne accorgi. E alleluia. Andiamo a divertirci, andiamo a peccare, andiamo a fare... E il diavolo ti tiene incatenato come una marionetta e non te ne accorgi. Povero uomo che sei. Ridi della tua stessa condanna. Ridi che vai all'inferno. Ridi che soffrirai per l'eternità. Ma come puoi essere così secco, stolto e povero? Ravvediti anche tu, alleluia. Santo perché sei, il re dei re ritorna. Amen. Alleluia, Gesù. Ravvedetevi. Tocca, Signore. Chiedete tocca. Perdono al Signore oggi. Guidaci, Padre Spirito. Oggi è il tempo della grazia. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno della speranza. Convertiti a Gesù, perché la porta è ancora aperta, ma presto la porta si chiuderà. Alleluia. E guardate che questo messaggio che predico qui adesso l'ho predicato in tutta Italia, da Bolzano a Trapani, predicato a Verona, a Bergamo, le peggiori città d'Italia, i peggiori quartieri, Scampia, lo Zen di Palermo, Secondigliano, e anche qui predico. Amen. Cercate il regno di Dio, perché Gesù è alle porte. Leggete il Vangelo, riflettete un attimino, siate saggi, intelligenti, santo, santo, e abbiate santo timore di Dio. Gloria a te, nome Gesù, guidaci. Invece di pensare cose senza senso, di dire parole inutili, invece di pensare scemenze, rifletti. Ma è vero quello che dice questo uomo che predica? Sarà vero? Informati, alleluia. Alleluia. Leggi la Bibbia e troverai la luce dello Spirito. Amen. Leggi la Bibbia. Amen. Alleluia. E alcuni quando predico mi guardano male, pensano che mi spaventano. No, io lo dico, non ho paura di nessuno, né dei mafiosi, né dei boss camorristi, non ho paura di nessuno, perché con me c'è il più grande. Amen. Alleluia, il re della gloria. Non ho paura di nessuno, mi puoi guardare male, mi puoi puntare la pistola, non mi interessa. Questa è l'arma più potente, alleluia. Amen. L'arma della parola di Dio. Che ti vuole salvare. Alleluia. Forse qualcuno mi vuole minacciare, ma io ti voglio dire, Gesù ti ama. Gesù ti ama. Alleluia. Anche tu, alleluia, Gesù ti ama. Ma ti devi pentire se vuoi essere salvato. Devi lasciare il peccato, devi lasciare l'idolatria, devi lasciare l'adulterio, la bestemmia, la droga, il vizio, l'alcol. Devi lasciare il male se vuoi essere salvato, come ho fatto anch'io. Io ero un malvagio, ero un ladro, ero un bestemmiatore. Un giorno il diavolo mi mise nella mente di uccidere un uomo, ma una mano mi fermò. Alleluia. Quando stavo buttando una pietra in testa. Alleluia, non sono arrabbiato, Signore. Ho la pace di Gesù. Alleluia. Certo che ho ragione, ma a volte dobbiamo predicare forte, fortemente. Va bene, ma chi è... Io ho la pace. Chi c'è là dentro, resta con l'amore. Sì. Io ce l'ho l'amore di Dio, Signore.
per quello che grido la verità. A volte grido, a volte parlo piano. Il Signore oramai è disperato pure lui con questo mondo cattivo. Lo so, Signore, è un mondo malvagio. Questo mondo cattivo. Per quello che bisogna paura. Predicare la verità, certo, certo. E dire che Gesù è morto per noi. Certo, e a volte cosa. Lui ci fa essere una voce che grida nel deserto. Alleluia, Gesù. Gesù, gloria a Dio. Cercate, benedici questa signora, tocca il cuore. Ha una speranza per ognuno di noi, per lei, per la sua famiglia. Gesù è l'unica salvezza. Nessun altro preghi, non preghi nessun altro. A volte devo essere scosso, ho grido con quello, perché sento la forza del Signore. Ma lo Spirito Santo sta lavorando. Dio vi benedica, comunque mi ha fatto piacere. Signore vi benedica. Perciò cercate la verità, cari di Avellino. Amen. Cercate la verità. Ieri abbiamo predicato nel corso di Secondigliano. Gloria a Gesù. Oggi siamo qui ad Avellino, in questo mercato. E vi voglio dire, cercate il Signore, ve lo dico con amore. Anche se a volte devo gridare. È meglio gridare la parola di Dio che gridare allo stadio. E quelli che gridano allo stadio, o perché l'Italia fa un gol, gridano come pazzi dal balcone con le pentole. Ma quella è una scemenza. Io grido per Gesù, alleluia. Amen. Gloria a te, Signore. Grido per Cristo, alleluia. Santo sei, non Signore. Per il pallone. Il pallone è pure un inganno. Guadagnano miliardi, miliardi. E i bambini muoiono di fame. Ma è una pazzia. Quanti miliardi spendono nei mondiali? Aprite gli occhi. Quanti miliardi di euro spendono quelli... per il pallone, per i mondiali, i campionati, e i bambini muoiono di fame. Non solo in Africa, ma anche qua in Italia ci sono bisogni nelle famiglie. E le persone vanno dietro al pallone come scemi. Cercate il regno di Dio, tutto è vanità. Alleluia. Oh, alleluia. Cercate Gesù. Cercate Gesù. Gloria cercate a te, Gesù. Gesù. Abbi pietà, leggete, Signore, il Vangelo, duro, ecco, Signore. Perché se è necessario io mi sgolerò di predicare il vero Vangelo di Cristo, gloria al Signore. Leggete il Vangelo, che anche solo questa frase vi rimanga impressa. Leggete il Vangelo con un cuore umile e scoprirete la verità del Signore. Gloria che a te, porterà Signore, la luce nell'anima, gloria a Dio, perché Gesù è vivente, Gesù è reale, cari di Avellino. Gesù non è una statuetta, un'immaginetta, un quadro, una croce di legno lì sul muro. Gesù non è quello. Gesù è il re dei re, che ama, che perdona, che guarisce quelli che lo cercano. Cercate il Signore, alleluia. Benedetto il nome di Gesù. Santo, santo sei Gesù. Dice la Bibbia che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo, alleluia, affinché chiunque crede in Lui non si perda ma abbia la vita eterna. Il Padre che sta nei cieli non vuole che ti perdi, ma vuole che anche tu abbia la vita eterna. Gloria a Dio, alleluia, pace al Signore Gesù. Giobbe 17:17. Amen, amen. Signore vi benedica. Amen, gloria a Dio. Siamo tempio di Dio, sì. Siamo messaggeri. Amen, siamo tempio dello Spirito Santo, è vero. Gloria a Dio. Signore, Dio ti benedica anche a te. Possiamo salvare anime di più da questo. Di dove sei, sorella? Ucraina, dove sei? Sì. Dio vi benedica. Benedica il tuo popolo. Gloria a Gesù. Importante seguire Gesù. Noi siamo cristiani evangelici pure. Seguiamo Cristo. Cristo il re dei re. Amen. La via, la verità e la vita. Venga a casa. Scusa. Leggete il Vangelo, Dio vi benedica. Leggete il Vangelo, cari di Avellino. Alleluia, gloria cercate a Dio. Cercate
il Signore. Cercate il perdono in Gesù. Alleluia. Cercate la salvezza in Gesù. Non è una religione che salva, ma Alleluia. È Gesù la salvezza. Dobbiamo avere un contatto con Lui, un contatto diretto. Tu non hai bisogno di andare davanti a una statua, un santino, una santerella. E tutte, sono tutte cose di business quelle. Se voi andate a vedere quei... Pace. Se... Amen. Se voi andate a vedere... No. Dio vi benedica. Lo grazie. Dio un povero. Preghi per noi. Grazie a Dio. Tenga, preghi per noi, preghi per noi. Signore vi benedica. Signore. Lega il Vangelo. Preghi per noi, gloria a Gesù. Signore vi benedica. Non c'è bisogno che tu vai a un santuario a cercare la grazia. Sapete che in quei santuari c'è un business terribile. Io l'altra volta ero lì vicino al Vaticano a predicare e c'è un business, vendono statue di tutte le misure, statuette dalla più piccolina alla più grande. C'hanno un business lì. Alleluia. Al Vaticano e a San Giovanni Rotondo. Io ho predicato anche lì in Puglia. Andarono le iene. E solo Gesù la salvò. Andò vicino a uno che usciva dalla chiesa. Cerca Gesù. Dovrei fare una doccia. Me la fareste fare. Non l'hanno aiutato. No. Purtroppo. Cercate Gesù. Ma di che cosa parliamo? Dobbiamo cercare Gesù. La chiesa è corrotta. Hanno il Dio denaro nella chiesa lì dei papi. Hanno il Dio denaro lì. Non c'è il vero Vangelo. Dobbiamo aggrapparci al Signore Gesù. Alleluia. Gloria a te nome Gesù. Tocca in questi cuore, Signore di pietra, Gesù. Credete in Gesù. Credi in Cristo. Signore, prega il diavolo. Sgrida ogni demone. Credete nel Signore, che è il vero amore. L'amore di Dio non verrà mai meno. Tutto passerà, tutto sta passando, passa ogni giorno che passa, ma l'amore di Dio rimane in eterno. E se noi abbiamo l'amore di Dio dentro i nostri cuori, noi vivremo in eterno con Gesù Cristo. Gloria, gloria. Credi nell'amore di Dio, che non ti deluderà. Non ti tradirà come fanno gli uomini a volte. Ah, io ti amo, sei la mia bambolina. Ma quale bambolina? Poi gira l'angolo e guarda un'altra donna. Quell'impostore, quel malvagio. Quale bambola? Sei la mia bambola. Poi gira l'angolo e guarda un'altra donna subito. Sono così gli uomini. Non fatevi ingannare. E anche le donne, eh? Non solo gli uomini, ma anche le donne. Sono traditrici a volte. Ma non le donne di Dio. Alleluia. Gloria a Gesù. Non chi abini che vivono lontani, traditori. Sono grandi peccatori, traditori. Alleluia. E si sposano davanti Gesù al prete e dicono finché la morte li separi. Ma quale morte? L'amante li separa. Questi malvagi. L'amante li separa. La vicina di casa, la compagna di lavoro li separa. Non la morte. Siamo in un'epoca dove i divorzi sono all'ordine del giorno, ma se c'è l'amore pietà, di Gesù, Signore. Oh alleluia, se c'è l'amore di Gesù, c'è la fedeltà, santo sei. Se c'è l'amore di Gesù, c'è il vero amore, la pace, l'armonia, il perdono. Signore, aiutaci a vivere nella tua volontà. Alleluia, Gesù. Alleluia, cercate il Signore. Gloria a Dio, credete nel Signore. Credete nel Re dei Re. Credete nel Vangelo. Ah.
credete nel Messia, che potenza nel sangue di Gesù, credete nel re dei re. Questo mondo sta andando verso una fine, credete nel Signore che fatto. Gloria a te, nome Gesù. Il Signore vi benedica, cari fratelli. Amen, amen. Solo Cristo salva, alleluia. Siamo qua a evangelizzare qui ad Avellino. Ogni predicazione è anche una battaglia contro le tenebre. Alleluia. Amen. Ma nel nome di Gesù siamo più che vincitori. Amen. Io credo che non è invano gridare che solo Gesù salva, gridare la verità, la sana dottrina biblica. Non è invano, perché lo Spirito Santo lavorerà nei cuori e sa far riflettere le persone. Amen. Cercate il regno di Dio, la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato. Cercate il Signore, cercate la parola del Signore. Anche voi che siete lì, cercate sempre di più la volontà di Dio, cerchiamola. Alleluia. Consacriamoci sempre di più, viviamo per Cristo pienamente. Grazie Gesù. E noi non moriremo mai in eterno, ma da questo mondo passeremo alla vera vita, al regno dei cieli, alla gloria del Signore. Amen. Amen. Dio vi benedica nel potente nome di Gesù Cristo. Un shalom. Benedetto in eterno. Amen. Amen. E gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. Gloria, gloria. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, ha detto Gesù. Amen. Ecco perché è tempo di predicare il nome del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia.